Li ho messi insieme. Elmer. Elmer è molto caldo e fa il ragionevole. Dovrebbe sedersi con Pierce, perché è un'ottima influenza su di lui. Pierce è uno dei bambini che ci mettono un po' ad accettare, ma è un bravo ragazzo, a me piace molto. Per evitare problemi lo metto vicino alla mia scrivania, dietro Anastasia ed accanto al piccolo Elmer. Ok. Allora, il più piccolo è già spermalato. Per evitare che distragga la classe, devo farlo sedere vicino alla cucina. Charles sta ancora aspettando gli occhiali che ho ordinato per lui. Perciò deve sedersi in un punto luminoso e vicino alla lavagna. Ho scambiato il suo posto con quello del suo vicino Eddie. Di Charles. Ok, penso che Mark sia qua. Ok, ora mancano praticamente solo loro. Fergus, pulizia della lavagna. Ok, quindi qui. Fergus, capofila centrale Justin. Damien, giovane Damien è molto intelligente, salvato dalla sua miserabile vita. Lavora in una fabbrica tesa e ha preso l'uso della mano destra. È oggi uno dei più brillanti della classe. Devo metterlo sempre sul lato sinistro di un banco per permettergli di scrivere comodamente con la mano sinistra. James prendono dallo stesso villaggio, li ho messi insieme. Simon a sinistra di James. Pulizia della lavagna, Justin fila centrale. Lewis ha una buona vista, mi ha preso quando ho visto un'astronave nel cielo. Certo, potrei dedicare le lezioni alla conquista dei cieli. Quindi lo mettiamo dietro. Aaron è cresciuto. Tutto d'un tratto, quindi l'ho messo in fondo dietro Fergus, che è alto quanto lui. Quindi Fergus dietro. Taylor, capofila della cucina. Simone e James provengono dallo stesso villaggio.
No, allora che sia così. Fergus no, è giusto qui. Fergus Taylor, capofila della cucina, te non fosse libero alla sua destra. No, questi sono son giusti. Ok, quindi Taylor niente. Aaron è cresciuto su una... Proviamo così. Quindi Fergus e Aaron sono messi nella giusta posizione. James provengono dallo stesso villaggio. Allora io direi... Lewis mi ha sorpreso quando ha visto nel cielo. Lo mettiamo davanti alla finestra, dietro però. Allora Lloyd. Simon e Jane provengono dallo stesso villaggio, li ho messi insieme. Simon a sinistra di James. Ok. All right, let's open James's desk. Allora, It's fammi a rivedere. plan of the classroom. James. It's a plan of the classroom. James. È quello dietro. Quindi, no, questo è. Quindi è questo. Perfect. Ok. The door handle has been removed. It's a sweet box, probably for rewarding good pupils.
Embe? Sì, ma non ho capito. This screw is stuck. It is preventing the picture from turning. This screw is stuck. It is preventing the picture from turning. This screw is stuck. It is preventing the picture from turning. E cosa posso usare? This screw is stuck. It is preventing the picture from turning. This screw is stuck. It is preventing the picture from turning. Rimane solo questo. Ok, qua possiamo andare ancora più in avanti. Possiamo andare ancora più avanti nell'indagine, ma direi che ci possiamo fermare qui e magari rivederci per continuare l'indagine. Comunque già qui sembra che stiamo andando bene, abbastanza bene avanti. Per adesso non abbiamo ancora scoperto niente di interessante per quanto riguarda la nostra indagine, però chissà, magari piano piano troveremo qualcosa di meglio. Let's find the judge's office, Holmes. Quindi, con questo è tutto per oggi. Alla prossima. Ciao!